Cari ascoltatori, buongiorno e benvenuti alla 20ª puntata del radiodramma tratto dal romanzo di Carolina Invernizio, Il bacio di una morta. Nella puntata precedente, Guido rivela alla dama nera che egli ha una figlia e le promette che gliela farà conoscere. Tornato al suo palazzo, litiga con Nara, che ha scoperto il suo segreto. Lei sa dove si reca tutti i giorni Guido e lo esorta a lasciare Parigi e a mantenere la promessa di renderla sua moglie. Ma Guido non accetta. E il litigio tra i due continua finché Nara non si allontana per delle commissioni, minacciando Guido. Il conte, sconvolto dal litigio, temendo una vendetta di Nara a discapito della piccola Lilia, decide di allontanarla dal palazzo, all'insaputa della ballerina, mandandola dalla dama nera. Nara non si accorgeva di quello che passava nell'anima dell'amante. Era persuasa che qualche cosa stava per succedere, ma abile nel dissimulare, mostrava sul volto i segni di una gioia crudele. Era bella quel giorno, come un incanto, tanto che i passeggeri, vedendo passare quella superba coppia, sdraiata sui cuscini dell'elegante veicolo, si voltavano a guardarla. Nello scendere di carrozza sotto il vestibolo del palazzo, Nara si appoggiò con civetteria al braccio di Guido e mentre salivano l'ampio scalone, con una voce tutta carezze. Che hai, Guido? Sei tornato tanto serio. Non ho nulla, te l'assicuro. La pace fra voi è tornata, non è vero? Oh, sì. Non attendo che di essere sola con te per dirti quanto mi hai fatto bene, quanto ti amo. Guido non rispose e subire ancora le carezze e i baci di lei per il conte era una tortura, che ormai sentiva una ripugnanza, un odio verso quella donna che l'aveva disonorato, che l'aveva spinto a commettere un delitto. E la sua tortura aumentava pensando alla dama nera che egli amava, ma della quale si riconosceva indegno. Ed immobile e freddo come una statua, subì gli abbracci e i baci convulsi di Nara e la comprese che invano tentava riscaldare quel cuore divenuto di pietra e con sdegno lo respinse da sé. Ah, è così che abbiamo fatto la pace. Tu mi inganni, lo so. Lo sento, ma trema, Guido, tu non mi conosci ancora. Venne l'ora del pranzo. Nara fu sorpresa di non vedere né Lilia né la governante e chiese al conte che ne fosse. Egli si strinse noncurante nelle spalle. Nara chiamò i domestici, i quali le dissero che la governante era uscita da molte ore con la bambina e non era ancora tornata. Quindi passò nella stanza della piccina. Ogni cosa era al suo posto. Non può essere fuggita, a meno che Guido non ne sia andato d'accordo, ma se è così, guai a lui. Non avete capito che vostra figlia non si trova? Chi lo dice? Non avete sentito che da quando è uscita con la governante non è più tornata? Torneranno, state tranquilla e venite a desinare. Nara non poteva sfogare la sua rabbia perché i domestici andavano e venivano. Quando il pranzo fu finito, i due complici si ritrovarono soli. Nara si alzò ed incrociando le braccia al petto gridò: Dov'è la piccina? Che volete che sappia? Sì, voi lo sapete, ma badate, Guido. Le vostre minacce non mi spaventano. E d'altronde perché minacciate? Sono forse io che ho allontanato la piccina? E se alla bambina succedesse qualcosa, che colpa ne ho io? Voi che speravate di sbarazzarvi di lei, dovreste esserne contenta. Ah, infame, mentitore. Credi che io non ti legga nel cuore, che non indovini? Ripeti, ripeti ancora che tu non sai dov'è Lilia. Non lo so. Ebbene, la troverò io. Fermatevi. Nara lo guardò con quello sguardo freddo che ghiacciava il cuore e facendo un leggero movimento di disprezzo con le spalle si avvicinò all'uscio. Guido non resistette. Di un balzo fu a lei, la cinse per la vita e la gettò sul divano. Voi non uscirete! Non uscirete! Compite la vostra opera, uccidetemi come avete avvelenato vostra moglie. Sì, avvelenatore, vigliacco, assassino. Guido perdette affatto la testa con la schiuma alle labbra. Si gettò addosso a Nara e la strinse alla gola mentre ella continuava a rantolare. Uccidimi, assassino, avvelenatore. La voce si spense ben presto sulle di lei labbra. I suoi occhi
divennero immobili, il corpo si abbandonò. Era svenuta. Guido fu preso dallo spavento, temendo di averla uccisa, si precipitò fuori dal salotto, corse nella sua stanza, prese il cappello ed uscì di casa come un pazzo. Non sapeva quello che si facesse né dove andasse. Sudava e camminava con la fronte bassa, i pugni chiusi. Andava di qua e di là a casaccio, arrestandosi di quando in quando per asciugarsi il sudore, con la fronte agitata da fantasmi orribili, minacciosi. Giunse senza avvedersene ai Campi Elisi e si trovò presso la palazzina della Damaniera. Si asciugò il sudore e, messa da parte ogni titubanza, suonò violentemente il campanello. Era già sera, pure egli vide come una forma oscura che si staccava da una pianta, avanzandosi verso il cancello. Era il giardiniere. «Buonasera, signore. È venuto un po' tardi.» «Che vuoi tu dire?» «Tutti i miei padroni sono partiti.» «Partiti? Come? Quando? Perché? Erano soli? Non vi era una bambina con loro? Parla in nome di Dio, parla!» «Sono partiti che saranno 2 ore, ma non so dove fossero diretti. Del resto, signore, hanno lasciato una lettera per lei.» «E perché non me l'hai detto subito? Va, corri a prenderla!» «L'ho qui nella giacchetta, signore. Venga con me in casa. Accenderemo un lume, così ci vedrà meglio.» Il conte lo seguì, divorato dall'impazienza. Appena il lume fu acceso, aperse il foglio e lesse con stupore. «Signor conte, non vi spaventate se non trovate vostra figlia e se per qualche tempo non sentirete più parlare di lei. Vi giuro che è in salvo. Io non l'abbandonerò mai e sarò per Lilia una madre. Voi mi rivedrete forse un giorno, quando avrete imparato che cosa vuol dire soffrire, quando avrete versata la prima lacrima del dolore. Siete per andare incontro a prove durissime, a pericoli immensi. Forse il vostro nome sarà per essere disonorato, ma affrontate tutto con coraggio. Ricordatevi quanto avrà sofferto vostra moglie innocente, reietta da voi disprezzata, calpestata in ciò che una donna ha di più sacro, nell'onore di madre. In nome di lei vi comando di vivere. Ricordatevi che qualcuno veglia su voi. Ricordatevi soprattutto che vi sarà sempre vicina con l'anima la Dama Nera.» Se un colpo di fulmine fosse caduto ai piedi di Guido, egli non sarebbe rimasto più sorpreso alla lettura di quel foglio misterioso. Perché la Dama Nera si interessava tanto di lui, della moglie morta, di Lilia? Pensò alla figlia e si chiese se non era stata un'imprudenza la sua d'affidarla in mano d'estranei. Con la testa in fiamme, tenendo sempre stretta la lettera, Guido uscì dalla palazzina e si diede ad errare nel buio dei viali. Tutto a un tratto trasalì. Pensò a Nara, che egli aveva lasciata stesa sul divano, inerte, irrigidita, forse morta. Grosse gocce di sudore gli imperlavano le tempie. Assassino! Egli era una seconda volta assassino. Non gli restava che fuggire, non gli restava che nascondersi. Ma dove? In quale luogo? Prima di tutto bisognava accertarsi della verità. Fermò una vettura che passava per farsi condurre al palazzo. Quando la vettura si fermò alla porta, nessun movimento si notava dentro intorni. Il palazzo era tranquillo. Guido calmò la sua agitazione. Pagò il vetturino e in fretta e furia salì l'ampio scalone di marmo che conduceva al suo appartamento. Un silenzio perfetto regnava in tutto il palazzo. Guido calmò i palpiti del suo cuore e suonò. Un domestico venne ad aprire e, trovandosi in faccia al padrone, si inchinò rispettosamente, tirandosi da parte. Il conte si sentì crescere il coraggio e, con voce abbastanza ferma, chiese al servitore: «Dov'è la signora?» «Sarà un'ora che è uscita.» «Uscita? Impossibile.» «Eppure è così, signor conte.» «Ah, non si sentiva poco bene?» «Beh, non mi pare, signor conte. Appena vossignoria l'ha lasciata, la signora ha chiamato la cameriera perché la vestisse.» Per persuadersene,
Guido passò nell'appartamento di Nara e fece subire un interrogatorio alla cameriera e costei rispose pressappoco come il servitore. Quando la signora l'aveva chiamata, l'aveva trovata un poco pallida e si lamentava di un gran mal di testa. Anzi, era persuasa che fosse uscita appunto per questo. Ha fatto attaccare la carrozza? No, signore, ha mandato a prendere una vettura di piazza. Sta bene, non voglio sapere altro. Quando torna, fatemi chiamare. Ora che Guido si trovava tranquillo sulla sorte di Nara, si lambeccava il cervello per indovinare dove mai si fosse recata. Forse Nara era andata in cerca della piccina, ma non l'avrebbe trovata. Scorsero così 2 ore. Nara non tornava. Guido si mostrava inquieto quando il domestico entrò, dicendo che un signore vestito di nero, grave come un magistrato, chiedeva di parlargli. Conducilo in salotto, verrò subito. Si dette un'occhiata allo specchio, si aggiustò i capelli e passò in salotto. Il visitatore l'attendeva in piedi. Era un uomo di una 40 anni, dal portamento fiero. Con chi ho l'onore di parlare? Il mio nome non vi direbbe nulla, signor Conte, perché non lo conoscete. Vi dirò dunque semplicemente la mia qualità. Sono il procuratore della Repubblica. Il conte Rambaldi restò un minuto immobile, con la fronte in sudore, il cuore senza battiti, come colpito da un fulmine. Che voleva da lui quel magistrato? Sarebbe venuto a lamentarsi da parte di Nara, ma Nara era viva e da questo lato non aveva nulla da temere. Fece segno al magistrato di sedere. Sedette egli stesso e con voce che cercò di render calma. A che debbo, signore, l'onore della vostra visita? Ad una ragione molto grave e alla quale io stesso prestai poca fede. Ecco il motivo perché sono venuto in persona da voi, signor Conte. Guido fece un gesto di testa negativo. Ve lo dirò io allora. Era una giovane donna, bruna, bellissima. Un'ex ballerina che ho conosciuto in altri tempi e che adesso vive con voi. Forse è venuta a dirvi che la tratto male? Il magistrato scosse la testa. Vi avrà detto che io ho allontanato mia figlia dal palazzo ed essa veniva a cercarla? No, signor Conte. Allora non vi comprendo, signore. Nara si accusa di aver avvelenata la contessa Rambaldi con la vostra complicità necessaria. Guido scattò come una molla. Il sangue gli era salito al viso, i suoi occhi scintillavano. E voi avete prestato fede a simile accusa? No, ma Nara afferma di avere le prove di quello che dice. Insiste per il disseppellimento del cadavere. Dice che ha delle vostre lettere, nelle quali vi dimostrate stanco di vostra moglie, che vi ha tradito e desiderate liberarvene senza chiasso. Io ho dato ordine perché Nara fosse trattenuta ed ho voluto venire in persona ad avvertirvi. Se Nara per qualche suo scopo desidera perdervi, e voi siete innocente, come credo, non avete che da congratularvi della prova che Nara chiede. Guido era pallido come un morto e faceva ogni sforzo per mantenere il suo sangue freddo. Come? Voi vorreste disseppellire mia moglie? Tale è il nostro dovere, signore, e come vedete uso con voi tutto il riguardo che io posso in questo doloroso ufficio. Invece di mandar brutalmente 2 agenti, vengo io stesso a dirvi quanto accade. Nessuno qui lo saprà. Voi verrete con me nella mia carrozza. Ma dunque, io sono in arresto? No, vi conduco semplicemente in casa mia. Aspetto da Firenze una risposta per il telegrafo, quindi deciderò di voi. Guido, incapace di proferire una parola, fece un passo indietro. Sul tavolino, ingombro di oggetti, stava uno stiletto. Il conte l'afferrò, ma il procuratore, più lesto di lui, lo fermò nel momento che il conte stava per cacciarsi il pugnale nel petto. Così dunque vi confessate colpevole? Guido si lasciò cadere l'arma, poi si celò il volto fra le mani e diede in singhiozzi. Su via, signor conte. Non lasciatevi abbatter così. Venite con me. Ed è vero, è proprio vero. Sì, avrò coraggio. Sì, sfiderò il destino che mi è avverso. Signore, permettete che io vada in camera a prendere il cappello. Il magistrato esitava, ma Guido aprì l'uscio del salotto e traversò il corridoio che conduceva nella sua stanza.
Il magistrato poteva vederlo dal suo posto. Apparve il servitore. Una carrozza gli aspettava alla porta. Ma prima di salire, Guido portò inosservato alle labbra il biglietto della Dama Nera e disse fra sé con rassegnazione: ora sia di me quello che vuole il destino. In quell'anno tutta Firenze si commosse al rumore di uno scandaloso processo che si sarebbe discusso dinanzi la corte d'assise. Un gentiluomo distinto per nascita e per cultura, il conte Guido Rambaldi, era accusato di aver avvelenato la moglie con la complicità di una ballerina. Egli aveva negato il delitto e si era dichiarato innocente. Nulla provava il contrario, perché il cadavere della contessa non era stato ancora esumato. Ma la voce pubblica, ricordando il tenor di vita condotto dal conte, dichiarava che Guido doveva essere colpevole e ricordava la grazia, la bontà di Clara, le torture e le crudeli amarezze da essa sofferte. I domestici interrogati, i contadini tutti, erano concordi nell'affermare che il conte Rambaldi maltrattava la moglie ed erano stati divisi per qualche tempo. Di più, si diceva che la contessa si era posta a letto dopo una visita al palazzo del conte e che quando questi venne a visitarla, moribonda, riconoscendolo, l'aveva respinto con orrore ed era morta come fulminata. Un'altra terribile accusa pesava su Guido. Si diceva che egli aveva fatto scomparire la bambina e Nara affermava che lui, da lungo tempo, voleva sbarazzarsi anche di lei. Il conte veniva designato come un essere mostruoso, Clara e la piccola Lilia le vittime delle sue infamie. Guido, rinchiuso in una stanza a pagamento della prigione delle Murate, attendeva impassibile il risultato della perizia, protestando della sua innocenza e gettando la colpa su Nara. Ma quando gli fu richiesto dove avesse lasciato la figlia, costretto a rispondere, disse che l'aveva affidata ad una buona persona per salvarla da Nara. Ma non volle assolutamente dire il nome della persona né il luogo dove Lilia fosse nascosta, che non conosceva. Tutte le indagini per trovare la bambina riuscirono inutili, quindi si finì per essere convinti che l'aveva uccisa e aveva fatto scomparire il cadavere. Ma la governante? Forse il conte le aveva consegnata una grossa somma ed era partita segretamente per l'estero. Si diceva poi che il motivo di questo doppio delitto era per raccogliere l'eredità della contessa, trovandosi lui in gran bisogno, perché aveva finito tutto il suo patrimonio. Su Nara le opinioni erano diverse. Chi la voleva colpevole, chi sfortunata. Alcuni scusavano la sua parte di complice, dicendo che la ballerina era stata assalita da una passione che l'aveva resa schiava del conte. Altri concordavano che Nara era un mostro di scelleratezza e che Guido era stato travolto da lei in una trama infernale. Benché si cercasse ogni modo di tener segreto il giorno in cui il giudice istruttore si sarebbe recato al cimitero dell'Antella per assistere all'esumazione del cadavere, qualcosa trapelò al di fuori e vi furono alcuni che vi si recarono per la curiosità di conoscere i particolari. Quando fu annunziato a Guido che egli doveva assistere al disseppellimento del cadavere della moglie, egli, che non si aspettava tale disposizione, impallidì. No, non verrò, non posso. Siete innocente e temete di vedere il cadavere della contessa? Sono innocente, ma non posso, non posso. Eppure, signor conte, dovete venire e spero che non vi sarà bisogno di impiegare la forza per condurvi. Mezz'ora dopo, in una vettura chiusa, il conte insieme ad un magistrato e a un cancelliere si recavano all'Antella